Questo dicasi grande film, eh? Prima Masterpiece. stava bene, stava più che bene, alla grande. Era il mio papà. Poi più o meno 4 anni fa è diventato strano. Bislacco, assente, discorsi strampalati. La mia mamma l'ha portato da tanti dottori, l'hanno riempito di medicina. Paul Giamatti vincerà perché È stato quest'attore perché è non diventato l'hanno più confuso. candidato? Poi aggressivo. E alla fine. Violento. E a quel punto l'hanno messo in manicomio. Lei ha chiesto il divorzio. Lui nemmeno se n'è reso conto. E adesso lei vuole rifarsi una vita. Il collegio è una scelta ideale per liberarsi del figlio, lo stesso vale per la metà dei miei compagni. E la capisco. Non è costretta a guardarmi. Perché forse quando mi guarda lei, vede lui. No, no, no. Mi rifiuto di crederlo, è pur sempre suo figlio. Magari hai ragione, invece. Io non mi so controllare. Dico bugie e rompo le balle a tutti. Non ho amici, amici veri, intendo. Forse mi cacceranno anche dalla parte, e sarà colpa mia. Finirò alla Fork Union e Grande Alexander forse Payne firma un capolavoro, eh. non finirà a nessuno. Il buffaggio. Tutto questo tempo ho avuto voglia di vederlo. Citazione Ci sono dei posti prodigiosa che non di un controllo. attore dalle grandi prospettive, grande, grande. È un po' il Tutti Giamatti hanno verso la grandissimo. stessa fine. No, no, Angus, Angus, Angus. Angus, mi ascolti. Lei non è suo padre. Cosa ne sa? Perché nessuno è il proprio padre. Io non sono mio padre, malgrado gli sforzi che lui faceva per inculcarmelo. Io trovo il mondo amaro e complicato da morire, e il mondo di me ha la stessa opinione. Lei e io abbiamo questo in comune. Non mi fraintenda, lei ha le sue magagne, è inaffidabile, è bellicoso, è una gigantesca rottura di palle, però non è suo padre. È l'uomo che è lei. Scrittura magnifica di uno sceneggiatore che vincerà. L'uomo, magari no, lei è ancora un ragazzo, è ancora David all'inizio ed è Ems. sveglio. Ha tutto il tempo per mescolare le cose. Sì, lo so, i greci erano convinti che i passi che compiamo per sfuggire al nostro destino finiscono per esserne la causa, ma è solo un concetto letterario. Nella realtà della vita, la nostra storia non determina per forza il nostro destino. Ecco bene.